Continuiamo la terapia. Un ristorante, un negozio al dettaglio, un albergo e una miriade di altre attività imprenditoriali nel mondo dei servizi sono imprese che, come tali, richiedono competenze manageriali di marketing, comunicazione, relazioni pubbliche, pianificazione, di gestione del personale e una buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di redditività commerciale, che significa anche conoscere le innovazioni del settore con un occhio rivolto verso ciò che arriva dai mercati internazionali. Occorre, insomma, adattarsi al mutamento del mercato, assumendo decisioni strategiche che sappiano trasformare l'impresa. Ed è partendo da queste considerazioni che Confcommercio Imprese per l'Italia ha sviluppato una collana editoriale dal titolo emblematico Le Bussole, una linea di pubblicazioni pratiche, operative, scritte con un linguaggio chiaro, immediato. 6 guide per parlare di tutto ciò che riguarda un'azienda e le sue strategie di sviluppo, dando ampio spazio all'innovazione della loro gestione, perché l'imprenditore che innova è anche quello che esce prima e meglio dall'attuale crisi economica. Per le guide della collana ho letto quella dedicata alla ristorazione, dove viene dato ampio spazio a informazioni e idee per rinnovare, gestire e promuovere le aziende di esercizi pubblici e commerciali. Tanti i temi trattati, da quelli economici a quelli operativi, alle nuove tendenze della domanda di ristorazione a livello europeo e mondiale. Gli autori del ponderoso volume sono 4: Roberta Parollo, Lorenzo Farina, Fabio Fulvio e Luciano Sbraga. Andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti. Le nostre due mascotte Evasione Fiscale annunciano l'ingresso del presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Enrico Stoppani. Buona comunicazione. Buona comunicazione a lei e a tutti e grazie per l'ospitalità. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi è leader nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento, nel quale operano più di 300.000 imprese con quasi 1 milione di addetti. Ma com'è cambiato negli ultimi anni il settore della ristorazione? Sono cambiate le normative che disciplinano il nostro settore con gli effetti delle liberalizzazioni, è cambiato il nostro cliente, pensi alla fame che avevamo nel dopoguerra, sono cambiati anche i tempi dei pasti, guardi il ruolo che oggi nel pranzo del mezzogiorno, che è stato assolutamente ridimensionato, l'importanza della colazione piuttosto della cena, è cambiato anche il mondo. Pensi agli effetti della globalizzazione con la componente umana che c'è nel nostro settore in termini di imprenditori, di addetti provenienti da paesi stranieri. Gli effetti sulla cucina, per esempio, che hanno portato certe cucine, quella giapponese piuttosto che quella cinese. È cambiata la tecnologia, l'uso del freddo, dell'informatica che viene applicata anche nelle nostre attività. Alle mode, una volta non si mangiava il pesce, oggi è un alimento quotidiano. Sono spariti molti piatti. C'è un impoverimento di quelle che sono le vecchie ricchezze. Non si fanno più certi piatti, insomma, qui è un mondo in continua evoluzione che evidentemente si adatta perché sono i nuovi stili di vita, i nuovi comportamenti, le nuove aspettative del consumatore. Quale supporto è necessario alle imprese per imporsi nell'attuale momento economico produttivo? C'è bisogno di tutti. È chiaro che gli interventi possono essere esterni o interni all'azienda. Esterni, evidentemente noi ci rivolgiamo in particolare allo Stato, da tempo chiediamo interventi su quelle che sono le politiche sul fisco, i temi del lavoro, i temi della semplificazione o dell'accesso al credito, per cui ci sarebbero N richieste anche in termini di rispetto e di maggior considerazione di un settore vitale come il nostro. Oggi noi, come ha detto lei, impieghiamo 1 milione di addetti, 300.000 imprese, sviluppiamo 73 miliardi di fatturati, dando il nostro importante contributo al PIL. Poi c'è anche un supporto che nasce però all'interno dell'impresa e devono emergere i valori dell'imprenditore che oggi deve evidentemente crescere nella gestione di tipo manageriale nelle proprie attività normalmente organizzate in piccole e medie imprese. Su quella che è l'attenzione ai costi, l'attenzione ai prezzi, attenzione anche alla finanza. Pensi per esempio all'incidenza in un'attività di ristorante, quello che ha il ruolo della cantina e dei vini. Per cui c'è bisogno certamente di molte competenze e che richiedono anche da parte degli imprenditori un passaggio anche di tipo culturale migliore e più attento rispetto al passato. Qual è l'impresa che riesce a stare al passo con i tempi? Innanzitutto l'impresa che guadagna, perché imprese che sono sofferenti e purtroppo nel nostro settore, soprattutto in questo momento di crisi, ce ne sono tante, evidentemente in sé numerose debolezze. È chiaro che per stare sul mercato c'è bisogno di investire, ma non solo in termini economici, ma anche in termini di innovazione, di ripensamento della propria
offerta di investimenti sul tema del cliente, nella capacità di sfruttare le nuove opportunità, per esempio, che arrivano anche dal settore della comunicazione. Pensi per esempio alla possibilità dell'uso dei social network o degli strumenti telematici per diffondere, promuovere e valorizzare la propria offerta. E tutto questo comunque con una prerogativa, a mio avviso, indispensabile, che è l'attenzione sulla qualità. Innanzitutto la qualità del cibo, l'attenzione alla professionalità e al servizio. Terzo aspetto è l'ambientazione, in termini anche di eleganza, di pulizia. Grazie a Lino Enrico Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e buona comunicazione. Buona comunicazione ancora e grazie per l'ospitalità. Do la buona comunicazione al responsabile settore politiche per lo sviluppo di Confcommercio Imprese per l'Italia, Fabio Fulvio. Buona comunicazione a tutti voi. Quali sono gli elementi base per un imprenditore della ristorazione per fare della sua impresa un'impresa solida? Innanzitutto saperla gestire in maniera professionale, che non significa solo saper cucinare bene. Infatti un ristorante è un'impresa, quindi come tutte le imprese richiede competenze manageriali, di marketing, di pianificazione, di gestione del personale. Noi nella guida abbiamo dato molto spazio agli elementi di posizionamento competitivo, quindi definizione dell'offerta che deve essere coerente col target di clientela, agli elementi di gestione, quindi l'incidenza delle principali voci dei costi, come si gestiscono i fornitori, come si costruisce un menù, e abbiamo anche voluto segnalare importanti trend della ristorazione per capire che succede nel mondo, perché poi a volte non serve reinventare la ruota, no? Si possono anche copiare idee di successo sviluppate da altri. Un ristoratore una volta mi ha detto: io non sono nel business del cibo, io sono nel business delle persone. Una volta capito questo, dice, tutto il resto viene da solo. E noi abbiamo voluto dare un'enfasi nella guida anche particolare per la selezione del personale, che incide 30-35% sul fatturato, e come invogliare i clienti, ecco l'altra parte delle persone, a provare e tornare nel ristorante. Come selezionare proposte, suggerimenti, elementi innovativi da parte di un'impresa? Da una ricerca che abbiamo fatto in Confcommercio sulle innovazioni nelle piccole imprese risulta che le prime fonti di proposte innovative sono intuizione del titolare, soprattutto nelle microimprese, i clienti e i collaboratori e poi i fornitori e i concorrenti. Per un ristorante in particolare dove il rapporto con i clienti è stretto, prolungato, continuo, è semplicissimo, ma lo fanno in pochi, ecco, è semplicissimo far circolare un questionario per capire cosa il cliente apprezza e cosa vorrebbe di nuovo. Anzi, ti assicuro che molti clienti non vedono l'ora di essere coinvolti e dire la loro. Tu immagina per esempio che effetto potrebbe avere invitare i clienti più assidui a una serata gratuita di degustazione di proposte per il nuovo menù, no? E magari creare quella intimità che rende un'attività di servizio così unica. E magari ancora riconoscere nel menù, una volta che l'hai cambiato, accanto al nuovo piatto, grazie a Francesco per l'idea di aggiungere l'origano. Poi certo le idee vanno testate, provate, misurate, bisogna vedere se sono economicamente sostenibili, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo aiuterebbe molto in un ristorante. Che cos'è che fa di un'idea di successo? Sicuramente due ingredienti fondamentali sono l'impegno e la passione. Guarda, proprio qualche giorno fa abbiamo presentato la seconda guida della collana Le Bussole, che è dedicata al negozio alimentare, no? Altro settore importante per Confcommercio. E in quel business bisogna alzarsi alle 4 del mattino tutti i giorni per andare ai mercati e assicurarsi i prodotti migliori. Nella ristorazione, ovviamente, per definizione il ristoratore lavora quando gli altri si divertono. Quindi è chiaro che impegno e passione sono fondamentali, però non bastano. Altri elementi necessari sono creatività e pianificazione, che non sempre vanno bene insieme, se noti, perché un'idea bisogna prima di tutto farsela venire, però poi bisogna anche saperla valutare, prima di provare a farsi male bisogna saperla anche magari modificare. Fantasia e concretezza. Sì, io metterei anche organizzazione e comunicazione, perché certo, l'idea bisogna poi metterla in pratica e coinvolgere altre persone, magari trascinare delle volte altre persone e affascinare i clienti. E poi ti metto due caratteristiche che sembra che c'entrano poco con quelli che ti ho appena detto, ma in realtà un pizzico di incoscienza, perché se uno pensa tutte le cose che dovrebbe fare poi magari si fermano, quindi un po' gli incoscienti, gli imprenditori di successo lo sono, e tanta fortuna. Grazie a Fabio Fulvio, responsabile settore politiche per lo sviluppo di Confcommercio Imprese per l'Italia, e buona comunicazione. Grazie e buona comunicazione anche a voi. Spaghetti, pollo e salatina, una tazzina di caffè, a malapena. Concludo anche